E andiamo avanti invece, ragazzi, perché tra poco arriveremo alla fine di questo primo segmento di questa lunga giornata insieme. Allora vorrei chiamare qui sul palco insieme a me il dirigente ufficio coordinamento promozioni Made in Italy di ICE, Italian Trade Agency. E allora qui sul palco Maurizio Forte. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao, grazie, buongiorno, bentrovata. Buongiorno. Che bello. Anche per noi. Grazie, che bello essere qui, grazie a WMF per questo invito. Sono molto onorato e soprattutto poi voglio complimentarmi con Cusmano Lombardo e tutto il team per il grande lavoro che sta facendo. Io per Agenzia ICE vi darò qualche breve dato e quindi mi sposterò sul podio a proposito di dov'è l'Italia in termini di innovazione e digitalizzazione, e poi vi racconterò invece un po' cosa fa l'agenzia per cercare di sostenere le imprese, le aziende, le start-up che lavorano in questo settore. Quando parliamo di digitalizzazione e di Italia, evidentemente abbiamo una situazione che è in netto miglioramento, ma che ancora fa registrare luci ed ombre. Il rapporto più importante, che è il rapporto sulla digitalizzazione dell'economia e della società, il DESI, ci vede ancora al 18° posto a livello europeo su 27 paesi. Abbiamo, rispetto all'anno scorso, scalato 2 posizioni, ma ovviamente ancora strada da fare ce n'è. La notizia buona è che il 60%, però capite che la percentuale non è ancora elevatissima, delle imprese italiane, delle PMI, ha un buon livello di formazione digitale. Cresce la disponibilità di servizi a banda larga e la realizzazione delle reti, anche se ancora, e lo sperimentiamo spesso, abbiamo problemi di connettività. E non è neanche così semplice, mi auguro che voi siate anche un po' la forza del futuro, trovare specialisti digitali, anche perché la formazione in materia di TLC e ICT non è sufficiente rispetto alla domanda delle imprese. Abbiamo però, e questo è un dato presentato ad esempio all'ultimo forum della pubblica amministrazione, 10 città italiane, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Lodi, Milano, Modena, Padova, Pisa, Roma, che hanno un elevato livello di maturità digitale, e altre 41 città che si presentano in una buona condizione. Secondo lo studio di Casaleggio, il fatturato dell'e-commerce in Italia è di circa 76 miliardi di euro, quindi sicuramente ancora una cifra abbastanza limitata rispetto al nostro potenziale, e le aziende italiane che hanno registrato vendite online nel 22 sono state il 13,5%. La media europea è oltre il 19%, la Germania è al 20%, la Spagna è quasi al 30%. Quindi immaginate quanto spazio abbiamo. Un ultimo paio di dati riguardano le opportunità che ovviamente il sistema della digitalizzazione e anche dell'e-commerce offrono. Pensate che l'e-commerce, che a livello mondiale rappresentava un giro d'affari di 785 miliardi di dollari nel 21, raggiungerà nel 30, cioè in appena 9 anni, 8.000 miliardi di dollari, oltre 4 volte il PIL dell'Italia. Quindi opportunità veramente elevatissime. I principali paesi che sono attrattivi per l'e-commerce sono ovviamente gli Stati Uniti, UK, Germania, Svizzera e Francia. Sul fronte delle start-up le notizie sono ancora buone, abbiamo 14.000 start-up registrate negli appositi elenchi del Ministero delle Imprese, nonostante la pandemia il numero è rimasto stabile, oltre 6.000 hanno una presenza femminile, oltre 5.500 hanno una presenza giovanile. Detto tutto questo, cosa fa l'agenzia ICE per cercare di essere più vicino a questo mondo? Ma innanzitutto grandi opportunità, come avete visto, vengono dall'e-commerce, dove ovviamente l'ingresso nelle piattaforme di e-commerce per le imprese italiane, soprattutto nelle grandi piattaforme internazionali, non è semplice, oppure anche se è semplice, poi non si traduce automaticamente in opportunità di business reale. Quello che noi facciamo è concludere accordi con le grandi piattaforme internazionali, Amazon, Alibaba,
Zalando, Flipkart, Gmarket, solo per citarvene, Wine.com, solo per citarvene alcuni, in praticamente tutti i principali settori merceologici dei beni di consumo, eccezione fatta per Alibaba che lavora sul B2B. E cosa creiamo? Creiamo innanzitutto un padiglione italiano, quindi una possibilità di trovare le imprese italiane in un luogo virtuale ma che comunque le raggruppa. Facciamo molta formazione sia orizzontale che verticale per le imprese, perché ovviamente lavorare sulle piattaforme e-commerce, soprattutto internazionale, richiede molta preparazione, e investiamo insieme alla piattaforma per generare traffico, perché ovviamente essere su una piattaforma ad essere visti e vendere non sono esattamente la stessa cosa. Quindi questo è il lavoro che facciamo. Negli ultimi anni lo abbiamo fatto per ben 56 volte con 34 differenti partner. Abbiamo portato quasi 10.000 imprese italiane sulle nostre grandi piattaforme internazionali, e a fronte di un investimento di poco superiore a 40 milioni di euro abbiamo generato 213 milioni di euro di fatturato aggiuntivo per le nostre imprese. Abbiamo poi due strumenti più tecnici, che sono un progetto pilota blockchain per il settore tessile e il settore agroalimentare, che come sapete sono quelli che più di altri hanno bisogno di tracciamento e di certificazione, anche se non è una piattaforma di certificazione la nostra, di origine, perché ovviamente ci sono temi di contraffazione, di Italian Sounding, e quindi lavoriamo con il settore della moda e il settore dell'agroalimentare. Questo progetto pilota è completamente gratuito per 300 imprese italiane, abbiamo ancora disponibilità di spazio, e quindi le aziende interessate possono utilizzare questo strumento per potersi avvicinare al sistema di tracciamento e di certificazione dell'origine attraverso la blockchain. Abbiamo anche una piattaforma che si chiama Fiera Smart 365. Abbiamo sentito dire stamattina i nostri amici di WMF che creano, sono una community che lavora tutto l'anno. Questo è esattamente una logica molto corretta che cerchiamo di seguire anche noi. Una piattaforma che serve per fiere virtuali e B2B, completamente gratuita a disposizione di gruppi di imprese, associazioni e fiere, che è servita durante la pandemia a sostituire le manifestazioni fieristiche, ma che oggi invece utilizziamo per affiancare le manifestazioni fieristiche o per organizzare incontro fra domanda e offerta internazionale. Poi, insieme al nostro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con SACE, con SIMEST, CDP, Regioni, Camere di Commercio, abbiamo lanciato ormai da oltre 2 anni il sito unico per l'assistenza alle imprese nel settore dell'export, export.gov.it, che si basa su un concetto diverso. Non è semplicemente un lunghissimo menu, una raccolta e un'offerta di opportunità che spesso disorientano l'impresa chi fornisce servizi, ma è invece un percorso in 7 passaggi in cui ogni azienda, in base alla fase in cui si trova e quello che deve affrontare, poi può richiedere i servizi a varie organizzazioni pubbliche che li erogano. Lascio per ultimo, poi svolgiamo attività formativa con la Digital Academy, con i Temporary Export Manager, anche questi con centinaia di imprese che abbiamo assistito. Lascio per ultimo il progetto forse più importante dedicato al mondo che oggi è qui, quello delle start-up, il Global Startup Program. È un progetto nato nel 2019 con il proposito di portare imprese italiane all'estero, start-up, nello stage di fare uno scale-up, e quindi che già sono ovviamente sul mercato, già hanno un fatturato, con dei programmi di accelerazione sui mercati esteri. Siamo ora ad oltre 300 imprese accompagnate su oltre 10 mercati esteri, e in questi giorni è ancora in corso il bando per il 4° Global Startup Program, bando che scadrà il 19 di giugno. Vi invito ad andare sul sito dell'agenzia ICE, ice.it, molto semplice, perché potete ancora fare domanda. Abbiamo 70 startup che accompagneremo all'estero in 6 mercati con un programma di 8 settimane di accelerazione, completamente gratuito, quindi non solo il programma di accelerazione è gratuito, ma è gratuito anche il viaggio, l'alloggio, l'assicurazione. Si tratta quindi di un'opportunità molto interessante,
diretta esattamente al pubblico che oggi è qui nei settori della robotica, della domotica, delle smart city, della smart agriculture, del food tech e tanti altri. Quindi vi invito anche a valutare e a cogliere questa opportunità. Un'ultima considerazione. Quando si pensa allo Stato, alle istituzioni, al settore pubblico, viene un po' a tutti noi, anche io che ne faccio parte, insomma, un po' di brivido della schiena, senso di distanza, qualche volta addirittura di fastidio. Ecco, noi siamo un'agenzia che serve le imprese, non siamo rinchiusi in qualche palazzo, siamo ogni giorno fra le imprese, oggi fra voi, fra di voi, ma lo siamo altre 999 volte l'anno con tante altre iniziative che realizziamo in giro per il mondo. Serviamo oltre 15.000 aziende, siamo raggiungibili con un click, con una mail o con un telefono molto semplicemente, e il nostro lavoro è accompagnare le imprese per il mondo. Quindi quando penserete la prossima volta di fare qualcosa in giro per il mondo, pensate anche a Lice, perché Lice ogni giorno pensa alle aziende italiane. Grazie e in bocca al lupo per questa grandissima manifestazione. Grazie.